Bella gente, siamo qua in un nuovo video di FIFA 18. Oggi siamo qui con la carriera allenatore con il nostro Yuto Nakatomo, precisamente con la squadra Milan, che attualmente sta allenando anche il Belgio. Ragazzi, nella scorsa partita contro l'Italia abbiamo vinto, se non sbaglio, 4-1, 4-0, e siamo stati devastanti. Qua c'è un'altra amichevole internazionale, ma poco ci importa, diciamo. Quindi andrei a simularla tranquillamente. 2-1 invece. Intanto l'Arsenal offre 46 milioni per il nostro Suso. Lì dice che possiamo arrivare a 70 milioni. Io la vedo dura. Devo dire che la vedo dura. Quindi proverei con 67 milioni 800, ma la vedo veramente impossibile. Invece no, 57 milioni, ok, ci sta. Proverei con un 65-300. Esatto, affare fatto. Suso se ne va. Mamma mia, che bella questa cosa. Che bella questa cosa. Allora, derby. Giochiamo con la formazione titolare. Allora, siamo al 15 ottobre. Mamma mia, siamo a pochissimo. E ho fatto già 5 episodi, credo. Quindi dovremmo sbrigarci. Andiamo a giocare con la divisa secondaria. E ok, modalità leggenda. E ok, ansia per il motivo del quale... No, in verità non c'è tanta ansia. Attenzione, parte l'attacco dell'Inter con Rafinha, che può farsi pericoloso lì, ma Bonucci... No ragazzi, non è rigore. Non è rigore questo. Non è rigore, ragazzi, non è rigore. Guardiamocelo, ma non è rigore. Io ho schiacciato X, manco avessi schiacciato O. Cosa è successo? Rafinha... Raga, ma l'ha spinto, si è buttato giù da solo, che vabbè. Andiamo a subire il secondo gol, attenzione Mauro Icardi, la butta sulla sinistra, no. Cioè, l'ha buttata verso la mia sinistra, ma non la sinistra di Donnarumma. Quindi diciamo che sta 1-0 per l'Inter all'inizio di questa partita. Attenzione a Bonaventura, che prova un altro tiro, ma era un tiro... perché non avevo un muro davanti e con 3 stelle skill non saprei neanche cosa fare. Deve partire l'azione. Vogliamo un bug del 45esimo. Può arrivare. Oddio, oddio, Carlos Bacca. La deve dare a Franchessi. Franchessi non sa cosa fare in quella posizione. Vede Rashford, che serve Guerrero. Che serve Rashford. Attenzione a Bonaventura. E va al gol. 1-1, pareggiata al 45esimo, ci è andata veramente bene. Marcus Rashford ha fatto grandi cose lì. L'ha data velocemente a Carlos Bacca, credo, che ha servito che ha provato ad andare al tiro. Anzi, no, ha provato Rashford al tiro. Respinta di Handanovic, e Bonaventura va a fare il suo terzo gol in Serie A. Oh mio Dio, gol cavaliero, attenzione, 1 contro 1. 1 contro 1, Donnarumma non riesce a pararla. E qui sì, mi si è un po' bucata la difesa, non mi aspettavo sinceramente. L'avevo appena detto che questo derby era un po' meglio. Carlos Bacca, solita storia dell'agilità. Dove c'è Bacca? Oddio, Carlos Bacca, lo stavo insultando. Ed è riuscito però a mettersi in mezzo dopo il pallone perso sull'intervento di Skriniar. Il derby è ancora a galla, pareggiato. Potrebbe finire con 1-0, con 2-2, come potrebbe magari andare in vittoria per una delle due squadre. La prossima partita sarà contro il Napoli. Oddio, attenzione, porca Valero. No, mamma mia, Donnarumma salva tutto. Faccio entrare tutti, ragazzi. Devo fare entrare tutti. Esce Guerrero, entra Bibia. Ho bisogno di giocatori freschi. Intanto entra anche Eder al posto di Vesino, che non mi ero manco accorto fosse entrato. La vedo male. Oh mio Dio, Non c'è un uomo in difesa. Non c'è un uomo, ragazzi. Bonucci è caduto. Ma non è giusto. Ma no, ma dai. 3-2, vantaggio l'Inter su rigore che non c'era, a mio parere. Su una partita che abbiamo dominato noi, perché hanno fatto 4 tiri in porta, di cui 3 gol e una gran parata di Donnarumma. Noi forse tiri un po' più scarsi, però non lo so. È un peccato, sicuramente è un peccato. Comunque partita di Europa League, abbiamo il girone più scrauso del mondo, non le vado neanche a giocare queste qui. La prossima partita ho intravisto il Genoa, quindi andremo a simularla forse contro il Genoa. Non dovevo far giocare questa formazione titolare contro il Guimarães, o forse sì, perché l'ultima volta l'abbiamo persa,
4-0, doppietta di Suso, Rashford e Bonaventura. Dovrei giocare contro il Genoa. Siamo terzi e abbiamo ben. No, no, no. Ok, calmio. Abbiamo tanti punti di distanza contro l'Inter. Poi giocheremo col Chievo e poi con la Juventus. Ok, allora quasi quasi faccio giocare questa formazione qui contro il Genoa. Contro il Chievo magari andiamo a giocare con la formazione di riserva e poi contro la Juventus, ragazzi. Una formazione. Ok. Suso fa gol, vicino al secondo gol, sempre suo. Ma nulla, nada. Offerta per Gustavo Gomez, il prestito, ragazzi. Io Gustavo Gomez quasi quasi lo accetto perché non mi serve. I difensori ce li ho e ne ho anche troppi. Vabbè, contro il Chievo, ragazzi. Potremmo andarla a giocare. Potremmo andarla a giocare contro il Chievo, sì. No, ho sbagliato. Andiamola a giocare contro il Chievo, siamo fuori casa anche questa volta e andiamo a giocare contro il nostro Chievuzzo. Usiamo formazione di riserva, così penso che possa andare bene con Marcus Rojo, che l'abbiamo penso comprato nell'ultimo, nel penultimo episodio, ragazzi. Attenzione, può partire una buonissima azione. Dove c'è il buon Cutrone 1-0, il numero 63 di questa squadra chiamata Milan va a fare al settimo minuto l'1-0, zittisce i tifosi. Patrick Cutrone, mamma mia, che giocatore! Non giocava da tanto tempo, ma forse più in forma di Carlos Bacca. Vedremo cosa fare. Kalianoglu mette un ottimo pallone per Patrick Cutrone, che potrebbe andare a fare una cosa bella con Andre Silva che colpisce il palo. Che peccato, ragazzi. Uffa, ancora una volta il palo, sempre il mio caro amico palo. Attenzione, Cutrone mette la palla dove c'è. Ho sbagliato tutto qui, pensavo fosse diversa, ok. Oddio, Borini fa una cosa molto interessante. Borini mette il pallone in mezzo per Calhanoglu che va al cross, dove c'è Cutrone che è di testa va a fare la sua doppietta personale in casa del Chievo a Verona. Mamma mia, che peccato per il suo Chievo. Per il Chievo, ma ragazzi, questo Milan è devastante. Patrick Cutrone, ancora lui. Uomo forse più in forma, Sorrentino, che di suo ha soltanto i capelli bianchi, non riesce a far niente. Colpo di testa bellissimo, nessuno me lo marcava. Uno a due. Mi segna Pucciarelli, Storari, tiro a giro, Storari non può niente. C'era un giocatore che aveva una mano storta. Guardate qui, ha piazzato bene, ha ragione, bel gol, sono sincero. Patrick Cutrone, serve Biglia che è veloce sulla fascia. Biglia serve il buon Calhanoglu. Oddio, no, 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 ragazzi, Andre Silva. Cosa si è mangiato Andre Silva? Attenzione, perché potrebbe esserci la nostra occasione. Finisce 2-1, andiamo a vincere. E adesso andiamo a giocare con la Juventus. Ho un po' paura di come potrebbe andare questa partita. Due assist di Calhanoglu, immagino, perché 9.6 è tanto. Avrà fatto due assist che penso che valgano più dei gol. Perché quando fanno assist, non so, prendono delle valutazioni che manco, non lo so. Andiamo a vedere dov'è la nostra Juventus, ragazzi. È nona la Juve. Il Napoli è ottavo. E non saprei che dirvi perché la Fiorentina è 19esima, 4 punti, ragazzi. 4 punti, la Roma è 11esima. E non lo so, qui è strano, l'Atalanta è 12esima. Io non ho mai visto un campionato più buggato di questo. Eccolo lì, Bonucci, mamma mia. Era un po' Gonzalo Higuaín, Asensio, è vero, qui c'è Asensio. Potrebbe essere che hanno messo Asensio al posto di Dybala? La vedo dura, essendo comunque overall alto versus overall basso, più basso. Quindi non lo so. Ha senso, dovrebbe essere 86 o 84, non lo so di preciso. Quindi non saprei dirvi che cosa potrebbe aver fatto Max Allegri. Comunque io dico che prima o poi me lo ritrovo contro Dybala. Oddio! Rashford, prova dalla distanza. Ma Buffon la para, su tiri dalla distanza Buffon sa anche far bene. Ragazzi, la difesa è sempre così. È sempre così, qui adesso ci è andata bene, comunque Dybala non lo vedo. Ma ci è andata bene la difesa, non so. Attenzione, pallone a Bernardeschi che può fare cose interessanti. La finta di Bernardeschi. Oddio, la difesa è sguarnita. Donnarumma salva tutto. Donnarumma salva tutto. Suso allontana il pallone e evita l'angolo. Mamma mia.
Asensio la mette in mezzo per Higuain, che si... Ah, ok. Ho sentito fischiare, non stavo più guardando manco più lì, quindi mi sono preso paura. Oddio. Oddio. Carlos Bacca, tu per tu con Buffon. Mamma mia ancora. Attenzione, pallone Carlos Bacca, tutto solo. Carlito Sbacca. No, raga, Bonaventura. Mamma mia. Penso di far uscire Bacca, far entrare qualcuno. Oddio, Carlos. No, non va. Vediamo se c'è Cutrone in panchina, non credo. O Patrick. Provo a mettere Patrick Cutrone. Gli altri sono tutti stanchi, quindi eviterei i cambi. Oh mio Dio, Douglas Costa è velocissimo, è appena entrato al posto di Asensio. Mette il pallone in mezzo per fortuna. E ci va bene. Non so cosa fa qua Rashford, ma recuperiamo il pallone. Questa Juve è un po' persa in difesa a volte, anche se c'è quel Chiellini che è veramente fastidiosissimo. Cutrone prende il pallone. Bravo Cutrone. La deve dare in mezzo. Dove c'è Guerrero? Che può dare vicino al primo gol? No, 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 non ci credo. Guarda, prendere gol all'ultimo darebbe veramente fastidio a me, ma un fastidio da non registrare, non giocare a FIFA per i prossimi 5-6 giorni. Oddio, pallone per Patrick Cutrone! È entrato l'uomo che salva tutti! Mamma mia, sblocca il risultato! 1-0 all'86esimo, passaggio che sembrava uno schifo, infatti... Invece Patrick Cutrone, Bonaventura, penso che abbia fatto l'assist. Mamma mia, non so, no, l'ha fatto Rashford, sempre lui fa tutto. Sempre lui, driven shot, stavolta non ho rischiato. Driven shot buggato, entra Antonelli per rafforzare un po' la difesa. Ora si va in ultra difensiva, non voglio rischiare niente. La Juve non batte neanche in fretta questo calcio di punizione. La Juve perde tempo, non si capisce perché. Lancio lungo di Dybala. Oddio, Franchi sì. No, no, no. Barzagli, ha tirato Barzagli. Ha tirato Barzagli, ci è andata bene. Se era un Higuain andava male. Ha tirato non so dove, ragazzi. Buffon ha parato di tutto. Io non lo so come abbia fatto Buffon, se devo essere sincero. Assist di Rashford, ragazzi, voglio vedere la valutazione di Buffon. 7, non capisco perché. Ci sono dei giocatori che, come Chiellini, che ha giocato benissimo, 7.1. Prossima partita col Sassuolo, potrebbe essere decisiva. Comunque ragazzi, andiamo a giocare, cioè non adesso. Giocatore del mese Marcus Rashford fa assist ogni partita. Più meritato di così, non so. Ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video da Ender Nico, è tutto, bella.